Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Sempre in collaborazione con le nostre Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate come tutti sapete da Assocamerestero, continuiamo nel percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Francia, oltre 67 milioni di abitanti e la Francia rappresenta il secondo mercato di sbocco per le imprese esportatrici italiane, dopo il paese principale che è la Germania. La crescita demografica, l'elevato reddito pro capite e anche la tenuta dei livelli di consumo anche in fasi congiunturali sfavorevoli fanno oggi della Francia un mercato di sicuro riferimento per le imprese italiane. Le grandi imprese francesi trovano spesso nella flessibilità e anche nell'alto livello tecnologico delle nostre PMI dei fornitori ottimali per le proprie produzioni. Il dinamismo dei flussi di investimento, che è evidente soprattutto, lo vediamo soprattutto nei settori dell'automotive, del lusso e del food, conferma poi l'elevata interconnessione reciproca fra le nostre due economie. E poi i due paesi rappresentano l'uno per l'altro, possiamo dirlo veramente con forza, un partner commerciale fondamentale. Questi due mercati si differenziano per il diverso peso della grande distribuzione e per la struttura del settore finanziario, ma a livello di tipologie di consumi presentano veramente molte similarità. Esiste poi anche un'importante da non sottovalutare comunanza di carattere culturale che sottende a tutti i rapporti sociali ed economici. Oggi abbiamo il nostro ospite per OK Italia Parliamone, per parlare delle opportunità per le nostre imprese in Francia, il presidente della Camera di Commercio Italiana a Nizza, Patrizia Dalmasso. Buongiorno Dalmasso. Buongiorno, grazie dell'invito. Dalmasso, a partire da lunedì 15 giugno tutta la Francia è entrata in fase 2 ed è considerata zona verde, ad eccezione del Dipartimento di Mayotte e della collettività della Guyana francese. Le chiedo qual è la reale situazione del Covid-19 in cui vi trovate oggi in Francia e soprattutto se si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o esistono ancora delle restrizioni. La situazione è sicuramente in netto miglioramento e praticamente le attività sono ripartite. L'unico grande punto, diciamo così, di debolezza in questo momento e soprattutto in Costa Azzurra è quello legato al turismo, perché ovviamente la Costa Azzurra, essendo prettamente turistica, risente molto del mancato ingresso di turisti, soprattutto che arrivano da fuori Europa. Infatti nelle grandi città questo non si avverte, ma nei centri prettamente turistici alcuni hotel non hanno ancora aperto i battenti e li apriranno semplicemente poi dal 1° di luglio e forse purtroppo qualcuno non aprirà del tutto. Mentre negli altri settori si sta ovviamente tornando alla normalità con aperture sicuramente con meno limitazioni di quelle che ci sono in Italia. Ho capito. Dalmasso, nel 2019 la Francia si è distinta come la sesta economia mondiale in termini di PIL, dopo gli Stati Uniti d'America, la Cina, il Giappone, la Germania ed il Regno Unito, davanti quindi all'Italia, all'India prima e poi all'Italia. In termini reali poi il PIL francese è cresciuto dell'1,3% nel 2019 rispetto al 2018, grazie soprattutto ad un aumento della domanda interna in seguito ad un incremento dei consumi privati. Se pensiamo all'inflazione annua per il 2019, anche questa è stata in diminuzione rispetto al 2018 e si è assestata all'1,3%. Tasso di disoccupazione poi in Francia, anche tra 2019 e 2018, è sceso, perché nel 2019 si è fermato all'8,2%, mentre nel 2018 era all'8,7%. Quindi abbiamo uno scenario forse di crescita anche di questo paese. È importante sottolineare, Dalmasso, come l'Italia risulta essere il terzo paese cliente della Francia con oltre 35 miliardi di euro di vendite e il terzo paese fornitore, questo è molto importante anche questo dato, con più di 41 miliardi di euro di acquisti da parte della Francia. Le importazioni italiane sono trainate da alcuni settori, quali il settore della meccanica, dell'automotive e dell'elettronica, che costituiscono ovviamente i comparti più importanti dell'esportazione italiana.
ma la Francia è anche il primo investitore in Italia e l'Italia il quinto in Francia. Ancora molto importante il settore agroalimentare, perché l'Italia è il quarto importatore di prodotti agroalimentari francesi e la Francia, questo dato veramente rilevante, è il primo mercato di destinazione del sistema Moda Italia. Allora Dalmasso, se noi ci caliamo ancora più poi nello specifico del territorio della vostra Camera di Commercio, vediamo che la Costa Azzurra costituisce il principale partner commerciale dell'Italia, perché l'Italia è il primo fornitore della Costa Azzurra con una quota che arriva addirittura al 24% per un valore di 850.000 euro annui. La Costa Azzurra poi è la prima destinazione ricettiva, lo diceva anche lei prima, per il turismo di piacere e d'affari, e la prima regione francese per la creazione di imprese. Proprio per la creazione di imprese, mi interessa capire, in questo contesto di grande crescita e potenzialità, quali sono gli scenari di investimento che si stanno sviluppando in questo paese e soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Le opportunità per il nostro Made in Italy, in effetti, soprattutto nella regione PACA, la regione che poi si riferisce alla nostra Camera di Commercio, sicuramente sono altissime. I nostri prodotti, ma non solo, anche la nostra manodopera, sono molto ricercate e soprattutto in alcuni ambiti. L'ambito dell'agroalimentare, quello del bâtiment, perché comunque tutte le ristrutturazioni, le nuove costruzioni e quant'altro, sono comunque nella maggior parte dei casi fatte da imprenditori italiani che prendono anche proprio le forniture in Italia. Abbiamo anche tutta la parte legata ovviamente alla nautica, perché comunque abbiamo parecchie imprese artigiane che sono afferenti a questo mondo della nautica, che sono chiamate spesso in Francia, anche perché comunque con il secondo aeroporto francese, che è quello di Nizza, sicuramente l'afflusso turistico è veramente tanto e questa regione per il turismo ha veramente una vocazione particolare, e con circa 13 milioni di turisti all'anno che arrivano appunto tramite l'aeroporto di Nizza in Costa Azzurra e poi ovviamente in tutto il territorio francese. Le opportunità sono veramente tante, quindi. Sì, poi lei parlava anche della nautica. Ricordiamo che dopo il momento buio della nautica italiana, che seguì a una serie di iniziative messe in campo dall'allora governo Monti, molti armatori italiani di nautica da diporto preferirono spostare le proprie imbarcazioni proprio sulla Costa Azzurra, e quindi insomma è ancora oggi ci sono tantissimi armatori italiani che continuano ad avere la barca lì perché reputano molti servizi spesso e volentieri anche migliori in termini di accoglienza, ma poi la facilità e la, ecco, appunto la vicinanza, come abbiamo raccontato prima, fra i due paesi permette di sentirsi comunque a casa. Dalmasso, la Camera di Commercio che lei guida, la Camera di Commercio italiana a Nizza, è stata fondata nel 1997. Voi aggregate imprese italiane, francese, ma anche monegasche. Le chiedo in che modo avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia e cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa, da quanto è successo. Beh sì, abbiamo immediatamente attivato delle altre soluzioni perché comunque le risposte da dare agli imprenditori sono sempre state tantissime, perché appunto come abbiamo ricordato prima ci sono moltissimi imprenditori soprattutto del Piemonte che quotidianamente arrivano in Costa Azzurra a lavorare e a prestare la loro manodopera, e quindi chiaramente è diventato indispensabile saper dare loro le risposte rispetto a tutte le problematiche del lockdown, quindi codice Ateco che potevano lavorare, come potevano entrare in Francia, le varie certificazioni, i protocolli che ovviamente ci sono anche qui in Francia e sono diciamo molto più chiari di quelli forse nostri italiani, però comunque ci sono e vanno rispettati, e quindi noi assolutamente ci siamo preparati e attivati per dare tutte queste risposte, ovviamente dare molto perché non potevamo fare altro. E abbiamo organizzato una serie di webinar proprio dedicati a queste problematiche, quindi a partire dal settore dell'edilizia, quello dell'agroalimentare, ai trasporti internazionali, perché poi comunque c'era tutta la partita anche dei trasporti sulle merci, perché comunque nel settore dell'agroalimentare nessuno si è mai fermato per fortuna, e mentre altri settori erano completamente fermi.
E quindi noi ci siamo immediatamente attivati per dare tutta questa serie di informazioni e di servizi utili alle aziende e per poterle sempre aiutare anche in questo momento di difficoltà particolare. E da questo sì, abbiamo imparato che alcune cose si possono affrontare molto più velocemente, perdendo meno tempo nei trasferimenti e quant'altro, risparmiando anche comunque finanziariamente ed economicamente delle risorse, perché in effetti quando non ci sono i trasferimenti si risparmia tempo e risorse in denaro, e probabilmente questo sarà poi, diciamo così, di aiuto anche nel proseguo delle nostre attività e di quella degli imprenditori. Anche se devo dire che a partire dall'ultima settimana c'è veramente una grande esigenza di rivedersi, di trovarsi e di parlarci personalmente. Questo è vero. E quindi è chiaro che adesso tutto riprenderà nella normalità e speriamo appunto poi che dal mese di ottobre possiamo poi anche rimettere in campo tutta una serie di nostre attività come fiere e quanti altri momenti proprio così di manifestazioni e farle, diciamo così, di persona. Ecco. È vero, il rapporto umano è sempre importantissimo anche negli scambi commerciali, nelle attività di business. Le chiedo una cosa, ma il governo francese in quale modo ha aiutato le piccole e medie imprese in difficoltà per il lockdown? Ha fatto iniziative particolari? Si è attivato immediatamente per mettere, diciamo così, a disposizione delle aziende dei bonus, un po' diciamo seguendo anche quanto è stato fatto in Italia, ovviamente, però diciamo tempistica? Che la tempistica dei, per arrivare la tempistica è stata molto più rapida, infatti le aziende e anche le associazioni e le cioè anche la nostra associazione, perché la Camera di Commercio Italiana in fondo è un'associazione privata, e quindi l'abbiamo provato anche noi, sperimentato direttamente, i tempi sono stati molto più rapidi, sono ancora in campo ora delle iniziative, ovviamente che sono quelle del governo centrale, ma supportate anche da alcune iniziative dei departement, che sono appunto le corrispondenti nostre regioni, che hanno comunque messo a disposizione dei budget per le aziende in difficoltà e anche comunque per i lavoratori, perché la cassa integrazione in Francia corrisponde all'84% dello stipendio e comunque arrivate immediatamente, quindi mettendo anche le persone di stare anche in lockdown, ma con una serenità diversa. Giusto. Quindi, diciamo che è stato molto, molto attivo e molto, con regole molto precise e molto chiare. Beh, questo sicuramente avrà aiutato le imprese a sopportare in questo momento di difficoltà. E Dalmasso, la Camera di Commercio Italiana in Nizza, come d'altronde tutte le altre Camere di Commercio Italiane nel mondo, ha come mission principale quella di favorire gli scambi commerciali bilaterali tra i due paesi, nel nostro caso tra Italia e Francia. Le chiedo in che modo, in condizioni normali, ecco, non pensiamo al momento di lockdown in cui avete lavorato in condizioni di assoluta emergenza, ma in condizioni normali, che tipo di assistenza voi fornite agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Costa Azzurra? Rispondiamo a tutte le esigenze, diciamo, che gli imprenditori ci pongono. Nel senso che praticamente partiamo dalla ricerca del mercato, perché molte aziende italiane ci chiedono di fare una fotografia precisa, reale del mercato e di quelli che saranno potrebbero essere i loro clienti finali. Facciamo anche delle ricerche ovviamente mirate, dove andiamo già a fare una selezione dei clienti, ovviamente buoni pagatori soprattutto e aziende serie e continuative nel tempo. Quindi diciamo che la prima richiesta che ci viene fatta è proprio questa, di andare a fare delle ricerche di mercato mirate singolarmente per ogni tipologia di azienda. Poi ci chiedono ovviamente le varie aperture di unità locali in Francia oppure di aziende vere e proprie in Francia, e noi qui possiamo supportarli e li supportiamo sotto il profilo amministrativo e previdenziale, perché la partita dei dipendenti in Francia è molto particolare e quindi ovviamente dobbiamo dare delle informazioni ben precise, occuparci di tutta la pratica e di tutto il dossier che c'è da produrre per dare all'azienda appunto la tranquillità di lavorare anche con i propri dipendenti. Poi c'è tutta la parte del bâtiment che necessita ancora di un'ulteriore attenzione, perché c'è il discorso della decennale, la polizza, la dommage ouvrage, che ovviamente è come fosse la nostra decennale, che però
In Francia è molto difficile da attivare e quindi è tutta una procedura particolare che noi seguiamo per le aziende del bâtiment. Organizziamo dei B2B, one-to-one. E quindi diciamo che siamo assolutamente pronti per dare qualsiasi tipo di risposta all'azienda. E in più abbiamo anche dei momenti che sono tipicamente manifestazioni che sono proprio nostre, nel senso che con dei consolidati ormai dal 1997, praticamente dall'anno della Costituzione, come l'Italia Table, il Panema al Cioccolato, cioè tutte manifestazioni che servono alle aziende italiane da vetrina e non solo da vetrina, ma anche perché possono nascere degli scambi commerciali veri e propri, anche poi che proseguono oltre le manifestazioni. E quindi diciamo che la nostra attività è un'attività molto intensa È presente. e molto di presenza. Oltre al fatto di seguire tutte le parti, diciamo così, tutti i rapporti istituzionali che ci sono tra Francia-Italia e Italia-Francia su alcune tematiche, perché per esempio sul tema delle infrastrutture, che è un tema veramente delicato, e quindi noi comunque siamo anche degli interlocutori privilegiati per le aziende per capire le loro necessità e diciamo così, dare anche il nostro apporto nelle varie riunioni che si fanno proprio per esplicare meglio le problematiche reali, perché spesso si parla di tanta teoria, ma poi alla fine bisogna scendere nella pratica No. per la pratica, sì, che poi è Quindi la concretezza che serve molto alle nostre è aziende. fondamentale, diciamo quindi che non aiutate l'imprenditore che voglia fare business in Costa Azzurra soltanto nel momento in cui si affaccia, ma durante tutta la propria permanenza, perché siete un, diciamo, diventate un Assolutamente. vero e proprio partner commerciale, un partner di business per l'impresa, perché sa che ha un punto di riferimento certo. Proprio riguardo Assolutamente. di questo, le chiedo, spesso quando uno va all'estero, un imprenditore va all'estero, un imprenditore magari di successo nel proprio paese, in Italia, ha la presunzione di poter fare lo stesso successo, di raggiungere gli stessi traguardi con facilità dovunque nel mondo. Ancora di più questa presunzione c'è quando si va in Europa, perché si dice no, tanto le regole sono tutte uguali. Io le chiedo, Dalmasso, esistono delle regole d'oro, diciamo, da rispettare da parte di un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato francese, anche perché lei prima appunto ci diceva che ci sono delle regole molto delicate per quanto riguarda i rapporti di lavoro, eccetera. Quindi è importante rispettare delle regole ben precise per evitare di avere poi delle amare sorprese? Eh sì, è importantissimo, anche se sembra appunto il mercato di vicinato e quindi sembra sempre più facile, parecchie aziende invece si buttano e poi arrivano da noi a chiedere appunto la soluzione dei problemi, si scottano. Prima di tutto bisogna conoscere le regole del paese dove si vuole andare a esportare o comunque a insediare la propria azienda, la lingua e soprattutto le usanze. Infatti noi, per esempio, insomma, organizziamo parecchi corsi di formazione francese, italiano, italiano, francese, perché è fondamentale, soprattutto in Francia, approcciarsi comunque ai clienti o verso le istituzioni dove si devono andare comunque a produrre documenti e quant'altro, conoscere la lingua, sapere le modalità proprio di operatività che non sono uguali alle nostre, non lo sono affatto. E quindi il nostro supporto è anche fondamentale sotto questi aspetti, perché per esempio per preparare un appalto, presentare un appalto e preparare i dossier, le regole non sono quelle italiane. E quindi è fondamentale seguire questi piccoli consigli per riuscire ad avere successo, perché poi i nostri imprenditori italiani ovviamente non sono secondi a nessuno, anzi, il nostro Made in Italy è veramente un brand riconosciuto in tutto il mondo e in particolare molto apprezzato anche in Francia. E quindi queste sono le regole fondamentali. Imparare a capire il paese dove si deve andare a esportare o comunque avere la propria azienda. Io ringrazio molto Patrizia Dalmasso, ricordiamo Presidente della Camera di Commercio Italiana a Nizza, per questa panoramica che ci ha permesso di meglio comprendere il mercato di riferimento, il mercato francese, appunto un mercato di vicinato, ma con delle specificità e delle particolarità che sono tutte sue, però un mercato con un grandissimo potenziale ancora di sviluppo, dove il Made in Italy è sicuramente una chiave d'accesso privilegiata rispetto ad altri paesi stranieri. Ringrazio gli ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro. Di nuovo grazie Dalmasso.
Grazie a voi per l'opportunità di averci fatto insomma, illustrare quelle che sono le potenzialità dei nostri servizi e l'aiuto e supporto che possiamo dare alle nostre aziende italiane. Il ringraziamento vi arriverà dalle imprese che utilizzano i vostri servizi di sicuro. Grazie ancora a tutti, buona giornata.